a Mosè: ti affido il popolo e tieni il compito di portarlo fuori da questa schiavitù. Io e te siamo liberatori, ma la parte tua, Mosè, la devi fare tutta. La parte mia ti do la mia presenza e quindi la mia grazia e quindi la mia forza. Ma va e parla con il faraone, per dire l'esempio di Mosè. Poi qualche cosa in più la trovate nella relazione che lascerò, non so se riuscirò a ritoccarla, se no la lascio così come sta, dove troverete qualche cosa in più sullo stile e sul compito. Sono stati presi da due riflessioni sulla vocazione, sul discernimento e il dinamismo della vocazione. E ancora, ma lo stile, l'essere dati un compito da Dio, che cosa tocca della nostra vita? Che cosa ha toccato della vita dei personaggi che abbiamo ascoltato? Che cosa si è acceso dentro le figure che abbiamo lette nel capitolo 11 della lettera agli ebrei? Brevissimamente, i miei studenti capiranno un po' meglio quello che dico, chi non è stato studente mio farà un piccolo sforzo, ma certamente poi l'esperienza illuminerà, la vostra esperienza illuminerà quello che dico. L'esperienza di fede tocca la coscienza, l'incontro con l'altro tocca sempre la nostra coscienza, anzi è l'altro che accende la mia coscienza. E l'incontro arricchisce sempre la nostra consapevolezza, la nostra libertà, la nostra responsabilità. Consapevole significa gustare l'incontro. Libertà significa viversi l'incontro corrispondendo liberamente a quello che il Signore mi chiede, mi chiama ad essere. E la responsabilità è la risposta che io posso dare all'altro che mi sta vicino, all'altro che mi chiama. Questo per quanto riguarda l'Antico Testamento. Ma qui non sono tanto io a parlare adesso, ma voglio far parlare quello che già considero personalmente, mi permettete, poi sarà la Chiesa ufficiale a riconoscerlo, il dottore della Chiesa ancora vivente e che secondo me la Chiesa riconoscerà anche tutta la sua santità di vita. Dottore della Chiesa per eccellenza vivente che abbiamo nella Chiesa è Papa Benedetto XVI, vescovo emerito di Roma, che ci ha dato quest'anno della fede e ci ha dato ci ha fatto vivere un evento straordinario che è stata la sua rinuncia al ministero petrino. Non sta a noi valutare la portata. Per me Benedetto ci ha fatto vivere un grande evento di fede. Immediatamente ci ha fatto toccare questa fede in Dio da parte sua, questo atto di affidamento in Dio e questo atto di profonda umanità sua. Ho interrogato la mia coscienza davanti a Dio sul passo da fare e con fede ha rinunciato al suo mistero petrino
per amore di Dio e bene della Chiesa, perché la Chiesa possa servire in maniera più efficace la realtà del mondo, servire il mondo. E ci ha donato Papa Francesco, lo Spirito ci ha donato Papa Francesco. Ma non ci sarebbe Papa Francesco se non ci fosse stato l'atto di fede di Benedetto XVI. E l'atto di fede della Chiesa, che tutta la Chiesa ha fatto, ci ha fatto mancare il respiro quando Benedetto ha rinunciato. E poi piano piano, nell'ascoltarlo nei giorni successivi, se vi vedete i video da YouTube dei vari interventi pubblici, vedete che spessore lui ha avuto. Perdonate questa chiosa su Benedetto, perché qualcuno lo ha denigrato e non è giusto. Questo dottore della Chiesa, in genere i dottori della Chiesa si gli proclamano dopo la morte e dopo molti anni dalla morte, ma permettetemi di prendermi questa confidenza. Questo dottore della Chiesa ci ha regalato Porta Fidei, che è questo documento che annunciava l'anno della fine, dove il Papa ci dice la fede del Nuovo Testamento, delle persone del Nuovo Testamento, dei personaggi. E qui voglio riportare alcune affermazioni di Papa Benedetto per approfondire ulteriormente come viene vissuta la fede da alcuni personaggi del Nuovo Testamento. La fede, dice Benedetto, in Porta Fidei 7, cresce quando è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e quando viene comunicata come esperienza di grazia e di gioia. Già basterebbe questo per fermarmi. E se volessimo commentare questa frase, veramente non ce ne andremo più, ma il tempo sta scorrendo e quindi io sto quasi alla conclusione, non mi preoccupate. Nella Porta Fidei poi ci dà questo brano, lo leggo così come è, quindi non so se aggiungerò o meno qualche riflessione, vediamo. Ci sono poi tutte le citazioni che sono prese dal Nuovo Testamento, dai Vangeli e dagli altri scritti. Il Papa ci dice come ha vissuto la fede Maria. Maria accolse la parola dell'angelo e credette all'annuncio che sarebbe divenuta madre di Dio nell'obbedienza della sua dedizione. Visitando Elisabetta, Maria innalzò il suo canto di lode all'Altissimo per le meraviglie che compiva in quanti si affidano a Lui. Con gioia e trepidazione diede alla luce il suo unico figlio, mantenendo intatta la verginità. Maria, confidando in Giuseppe, suo sposo, portò Gesù in Egitto per salvarlo dalla persecuzione di Erode. Portò Gesù in Egitto per salvarlo dalla persecuzione di Erode e con la stessa fede seguì il Signore nella sua predicazione e rimase con lui fin sul Golgota. Questo sempre Maria. Con fede Maria assoporò i frutti della risurrezione di Gesù e custodendo ogni ricordo nel suo cuore lo trasmise ai dodici riuniti con lei nel cenacolo per ricevere lo Spirito Santo. Dalla fede di Maria passiamo alla fede degli Apostoli. Per fede gli Apostoli lasciarono ogni cosa per seguire il Maestro. Credettero alle parole con le quali annunciava il Regno di Dio presente e realizzato nella sua persona. Gli Apostoli vissero in comunione di vita con Gesù che li istruiva con il suo insegnamento, lasciando loro una nuova regola di vita con la quale sarebbero stati riconosciuti come suoi discepoli dopo la sua morte.
per fede gli apostoli andarono nel mondo intero, seguendo il mandato di annunciare a tutti la gioia della risurrezione di cui furono testimoni e fedeli testimoni. Per fede i discepoli formarono la prima comunità raccolta intorno all'insegnamento degli apostoli, nella preghiera, nella celebrazione dell'Eucaristia, mettendo in comune quanto possedevano per sovvenire alle necessità dei fratelli. Per fede poi i martiri donarono la loro vita per testimoniare la verità del Vangelo che li aveva trasformati e resi capaci di giungere fino al dono più grande dell'amore, con il perdono dei loro persecutori. E per fede uomini e donne hanno consacrato la loro vita a Cristo. E per fede nel corso dei secoli uomini e donne di tutte le età, il cui nome è scritto nel libro della vita, hanno confessato la bellezza di seguire il Signore Gesù, là dove venivano chiamati a dare testimonianza del loro essere cristiano, nella famiglia, nella professione, nella vita pubblica, nell'esercizio dei carismi e ministeri ai quali furono chiamati. E ditemi voi se in queste categorie non ci siamo tutti quanti noi, non ci siete voi, chiamati a confessare la bellezza di seguire il Signore e dare testimonianza del nostro essere cristiani. Benedetto XVI continua e conclude questo brano che vi ho letto: per fede viviamo anche noi, per il riconoscimento vivo del Signore Gesù presente nella nostra esistenza e nella nostra storia. Siamo uomini di fede pure noi. E nel messaggio della Quaresima, scritto qualche mese prima, già dato forse all'inizio dell'anno, Papa Benedetto continua e ci dice che la fede costituisce quella personale adesione che include tutte le nostre facoltà, tutto il nostro essere, tutto il nostro agire, tutto il nostro pensare, tutto il nostro sentire emotivo interiore. La fede costituisce quella personale adesione alla rivelazione dell'amore gratuito e appassionato che Dio ha per noi e che si manifesta pienamente in Gesù Cristo. Questo è nel messaggio della Quaresima. E faccio un piccolo salto, non aggiungo qualche altra cosa che ho letto nel messaggio della Quaresima, vi invito ad andarlo a guardare personalmente o leggerete qualche cosina qui nella relazione. Mi ha colpito nella lettura, anche al commento di questa pagina splendida della lettera agli Ebrei, un'affermazione che ci meraviglia, affermazione su cui poco avevo riflettuto, intuito in qualche modo, ma poco avevo riflettuto. Invece la lettura poi del commento di un nostro professore della facoltà, che ha scritto tutto il commento alle lettere agli Ebrei, ho letto solo la parte, le 80 pagine di commento a questo capitolo 11 e inizio del capitolo 12, e quando dice al capitolo 12 versetto 2, ma rileggo il versetto 1 e 2. Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso, il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Da origine alla fede e la porta a compimento.
La tagliola è un'affermazione fortissima. Ci fa riflettere su una cosa che io vi lancio come provocazione, spero che non dico eresie, ma c'è solo la fede in Gesù da parte nostra o anche la fede di Gesù nel Padre e negli uomini? Vi siete mai posti la domanda se Gesù ha avuto fede? E me la sono posta alcune volte, ma non l'avevo mai focalizzato, perché la teologia, San Tommaso, il grande San Tommaso, su questa domanda dice: no, Gesù non ha avuto fede, perché conosce perfettamente il Padre, conosce perfettamente l'amore del Padre. Però se facciamo mente locale di come ci dicono i Vangeli, la storia di Gesù, e se scaviamo un po' su questa affermazione, possiamo pure pensare che Gesù ha fatto un suo cammino di fede. E la lettera agli Ebrei, anche nel commento che Marcheselli poi ci offre, nella traduzione Marcheselli dice: Gesù è autore e perfezionatore della fede. Egli nel suo testo dice il prototipo del credente. Marcheselli parla di Gesù prototipo del credente. Prototipo, meglio di me forse qualche ingegnere ci potrebbe spiegare che significa un prototipo, è il modello, è lo stampo originario degli uomini che credono. E che significa questo? Che significa che è autore e perfezionatore della fede? Io non so dare una risposta piena, completa, ma vi lascio pure nell'interrogativo, e con questo poi abbiamo concluso la nostra meditazione, certo, proprio sul filo del rasoio, ma vediamo un po' se riusciamo a fare qualche break di pochi minuti e poi andiamo all'adorazione. Vi ho detto già, San Tommaso dice che Gesù non ha avuto fede. Però pare che si stia approfondendo questa riflessione. Gesù che umanamente ha fatto il suo cammino di fede. E io credo che Gesù abbia fatto il suo cammino di fede. Come uomo. Perché in alcuni episodi del Vangelo, e penso quando lo hanno interrogato riguardo all'adultera, la legge di Mosè ci dice di lapidarla, questa donna. Tu che cosa ci dici? Era per incastrare Gesù, soprattutto. Gesù che cosa ha detto interiormente? La risposta, secondo voi, l'ha intuita subito? Perché Gesù ha preso tempo a scrivere, a non rispondere immediatamente? Probabilmente ha detto: Signore, mi fido di te, che gli devo rispondere a queste persone? Perché se sgarrava un attimino, le pietre sarebbero andate addosso a lui, non alla donna. Era solo una scusante. Gli ebrei volevano togliere da mezzo il Signore. Ed ecco l'intuizione, probabilmente, ecco, della sua intimità con il Padre, forse il Padre l'ha ispirato, e la sua intimità con lo Spirito probabilmente ha ispirato, ma non è che è stata proprio un'ispirazione immediata, come anche Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che non è un grido solo di abbandono, ma è un atto di fiducia. Se vi andate a leggere tutto il Salmo, è un grande inno alla fiducia.
Io accolgo il tuo progetto, Padre, progetto di amore. Mi fido che tu mi hai mandato a realizzarlo. Poi non sappiamo se Gesù sapeva che il progetto di amore, amore estremo, fino alla fine, si sarebbe concluso con quel tipo di morte. Forse non si è posto la domanda, come morirò? Ma sapeva solo che la sua vita sarebbe stata un'offerta di amore, comunque sarebbero andate le cose. E allora, come nell'esistenza di ciascuno di noi facciamo continuamente atti di fiducia, di affidamento, di consegna della nostra vita agli altri, iniziando dal concepimento e nascita della nostra famiglia, non nasciamo per la fiducia reciproca dei nostri genitori, i nostri genitori poi ci sostengono nella nostra fede, e noi facciamo degli atti di fiducia fino alla fine dei nostri giorni. Così Gesù ha avuto fede nella relazione con il Padre, si è fidato Gesù di una famiglia umana, e poi ci ha trasmesso la sua fede nell'amore che il Padre ha per i suoi figli, amore che viene dal regno presente in mezzo a noi e si irradia nella Chiesa. Gesù ha avuto fiducia in Dio Padre e ha dato fiducia all'uomo, ha riconosciuto la fede in Lui. Gesù è il modello, pioniere, autore, perfezionatore della fede, perché ha vissuto la sua piena consegna al Padre, dicendo: consegno il mio spirito, dicendo: sia fatta la tua volontà, volontà di amore pieno nel cuore degli uomini. Mi fido, o Padre, che la mia morte diventa la salvezza degli uomini. E allora, figure bibliche della fede, più o meno, sono state queste le riflessioni. Io mi auguro che ciascuno di voi possa vivere il suo atto di fede con il Signore. E lo andiamo a fare da qui a qualche minuto davanti all'Eucaristia, davanti a Lui che si mette dinanzi a noi. Buona preghiera.